che ha saputo coltivare il suo enorme talento, unico, con fatica e solitudine. Era dedizione. Lui raccontava. Io mi svegliavo in casa con un odore di cipolla, era lui che stava cucinando e le sette stava preparando. Il suo lavoro. Il grande talento. È stato un grande maestro. Una persona. Era rigoroso. In questo senso, gelo. Era rigoroso. Una grande sensibilità. Cioè, ha lavorato veramente tanto. Una grande umanità. Ci ha messo passione, ci ha messo dedizione. Essere autori del proprio tempo. Ha un occhio che vedeva fuori le cose. Solo il teatro. Aveva però una forte intelligenza. Molto avaro di comunamente in via confronto. Mentre anche molto provocatore. Provocatore. Questo mondo scarnito. Sì. Che si interessava a tutto, voleva fare tutto, voleva vedere tutto, voleva provare tutto. Eduardo De Filippo, mio zio. Perché disegnare Eduardo con la sabbia? Ve lo dico alla fine. Questa è una domanda difficilissima. che non è affatto ovvia, perché è una domanda difficile. È difficile, molto difficile. È una domanda, insomma, a cui è difficile rispondere subito, perché il mondo di Eduardo è talmente ampio, sfaccettato, pieno di sfumature, che è molto difficile dire perché Eduardo. Come dire, perché Pirandello è Pirandello, perché. Perché Eduardo è solo Eduardo, infatti quando si dice Eduardo è un'icona, vuol dire che è un'icona anche sul piano del nome, nel senso che non esiste, almeno e non solo a Napoli, una persona che chiami Eduardo e non pensi a Eduardo De Filippo. Cioè, Eduardo perché ha lavorato tanto nella sua vita, ha scritto tante cose, 56 commedie, si è dedicato completamente al teatro, quindi in qualche modo poi è entrato nel cuore della gente lentamente, ma in modo molto profondo. Eduardo è Eduardo perché secondo me, come disse anche lui stesso la sera famosa di Taormina, stupendo tutti dicendo il teatro è gelo, a differenza di chi si sarebbe aspettato, è passione, sentimento, entusiasmo, disse è gelo ed aveva ragione. È stata tutta una vita di sacrifici e di gelo. Così si fa il teatro, così offre. Fare teatro sul serio significa sacrificare una vita. Sono cresciuti figli e non me ne sono accorto.
Meno male che mio figlio è cresciuto bene. Mi ha spiazzato quello che ha detto su di me, in qualche modo, perché non me l'aspettavo. È stato sempre, fortunatamente, è stato sempre molto avaro di complimenti nei miei confronti. Senza mio figlio, forse io scusate. Poi questo modo di riconoscermi, diciamo, un ruolo all'interno degli ultimi anni, in qualche modo, mi ha fatto molto piacere. Scusate se io faccio questo discorso e parlo di mio figlio. Non ne ho mai parlato. Si è presentato da sé, è venuto dalla caletta, dal niente. Sotto il gelo delle mie abitudini teatrali. È un uomo che ha saputo coltivare il suo enorme talento con fatica e solitudine. E con determinazione. Edoardo è Edoardo non solamente perché è nato Edoardo, ma perché è diventato Edoardo, cioè ha lavorato veramente tanto nella sua vita, e ci ha messo passione, ci ha messo dedizione e grandissimi sacrifici. Non si diventa Edoardo così dalla mattina alla sera. Perché era lui, unico. Il teatro di Edoardo è considerato universale perché lo è. Edoardo De Filippo, mio zio, è stato un grande artista come lo è stato mio padre Peppino. L'universalità dipende proprio dal fatto che lui raccontava delle storie che non hanno tempo. Un autore civile che ha trattato del suo tempo. Quando Papa Francesco ha detto che la terza guerra mondiale è già scoppiata, mi ha fatto immediatamente tornare in mente una commedia di Edoardo che si chiama La paura numero uno e che è la storia di questo signore che è terrorizzato dal fatto che possa scoppiare la terza guerra mondiale e quindi non fa fare più niente alla famiglia, cioè dice alla figlia che ti sposi a fare tanto i figli ma non li dovete fare, e allora decidono di far scoppiare la terza guerra mondiale, cioè fanno una finta trasmissione radio dalla cucina al salotto, lui sta nel salotto, e dico è scoppiata la terza guerra mondiale, ma non è una guerra come la conosciamo noi, come è stata la prima, la seconda, è una guerra in cui tutto sarà normale, cioè la nostra vita andrà avanti normalmente, ma una volta ci sarà un paese contro l'altro in una parte del mondo, un'altra volta da un'altra parte, eccetera, ma noi andiamo avanti così, quando poi capiterà pure a noi. Essere autori del proprio tempo è difficilissimo. E questa è una commedia che Edoardo scrisse nel 50. Edoardo ha raccontato l'uomo con la sua famiglia, l'uomo con i figli, ha raccontato i contrasti che ci sono fra marito e moglie. Dio t'accira. Cioè tu sei la nemica della casa. T'accira. Ma quando ti spari? Quando? No, questi sono i frutti che hai raccolto, va. Sì, o mascoliati, sì, ai maniceti, sì, sì, tutto con me, sempre con me, non lo pazzi più, non lo pazzi più, marito distrutto, marito, figlio, parente, non lo pazzi più. È morta mia moglie. Mamma. È morta mia moglie. Che ci sono dappertutto, in America come in Italia, come in Germania, come in Francia. Ma quando ti spari? Quando? Ma sono fatta un dolore, uno si spara per una macchina in sogno, non c'è proporzione. E poi pare che è colpa mia. I contrasti che ci sono fra genitori e figli. Io non voglio essere toccato, ma la Savarino vallone! E poveri miei! Ha rabbellato un notto, ma quanta gente ti scassa tutto coso! Scassa tutto coso, ma capo! La difficoltà di rapporti fra due generazioni. Finisci qua!
Mi dici fare in do coro, e quindi ha trattato la lotta che c'è tra uomo e uomo, l'ipocrisia e la cattiveria. Voi mo volete sapere perché siete assassini. E quindi ci ha raccontato un momento non bello della nostra anima, del nostro modo di essere verso gli altri. E questo fa parte, e questo è un qualcosa che avviene in tutto il mondo, non avviene solamente a Napoli. Avete sospettato l'uno dell'altro. O marito era la moglie era il marito. Un frate era la sora era un frate, la zia era un nipote era la zia. Perché le sue commedie, che da Filomena Martugano, che racconta la storia d'amore di un uomo e di una donna. Ci siamo sposata, o prevete ci ha sposata, questa è casa mia. Oh Filomena, casa tua, questa è casa tua. Va Filomena, mo veramente mi fai ridere. Cioè maltrattata, non amata, una donna che fa di tutto per quest'uomo, bistrattata perché era una prostituta, però... Ma la femmina sei stata e tale sei rimasta. Però nel contempo che comunque portava avanti una casa, che aveva fatto dei figli, insomma... E i figli sono figli, va bene. Ah, i figli sono figli e sono tutti uguali. Tutti uguali. Questa storia potrebbe essere ambientata negli anni 40, nel 2000, anche nel 3000, perché comunque universale è l'amore, è il nodo della storia. Hai ragione, Filomena. Hai ragione tu. Edoardo ha spesso parlato della famiglia, l'inserimento della famiglia, la dissoluzione della famiglia, la solitudine dell'essere umano dentro la famiglia, al di fuori della famiglia. Une chi li tre è figlio a te. Statta zitta. Poteva dire che tutti e tre erano figli. Ci avresti creduto, te lo facevo credere, ma non è vero. Te lo potevo dire prima. Ma tu l'avresti disprezzata agli altri due e io li volevo tutti uguali, senza particolarità. Edoardo si portava evidentemente questo nodo originario di non avere una famiglia, diciamo così, riconosciuta. E chi è? No, questo non te lo dico. Hanno a essere uguali tutte e tre. Perché poi se tu parli della famiglia, parli dell'amore, parli dei rapporti fra uomo e donna, parli di rapporti fra padri e figli. Stai facendo di sto ballo in maschera? Faccio un ballo in maschera, in estriunere! Ma che ti mangiavi? Mi perdo anche le maccare. Erano piatta tante, che si ho pane mia! Accadio, pigli tu, pane tu, pigli a te, ho pane mia! Che bello amore di figlio. Probabilmente in questo momento, mentre stiamo parlando, in Egitto si sta rappresentando Napoli milionaria. E non dico un'eresia, dico Egitto perché sono state rappresentate tante commedie di Edoardo lì, oppure in Russia o che ne so. Che cosa spera? O che è che togli il pensamento? A chi aspetti? Ti togli il pensiero? Anda, rispondi, sto parlando contigo. Sto parlando con te. Rispondi. Figlio, sono figlio. La sua grande forza è stata quella di trasformare in dialetto napoletano in lingua universale, cioè ha reso il dialetto napoletano lingua universale. E l'hanno tradotto in tutte le lingue, in tutto il mondo viene rappresentato, perché comunque lui rappresentava sempre quello che poteva capitare tutti i giorni in una qualsiasi famiglia del mondo. Si esprimeva in lingua napoletana, ma riusciva a farsi capire. Perché raccontava l'uomo. A donuncio sta luce manca a mie ziurni. Io parlo napoletano, scusate. Dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno. Perché io non ordine chi sto, sai che faccio? La rapa e mi attacco a pace. È la scena madre, diciamo, io la considero. Natale in Casupiello è il capolavoro. Sì. Che è stato il candele? Che oh, niente, cari, non è stato niente. Qui c'è che è stato, quando lui arriva. Niente, Lucati e niente. Qui c'è cacciato. Niente, Lucati e niente. Come niente, capare casa miccia, le candele, niente. Come niente, capare casa miccia, le candele. O principio. Chi ha scassato, o principio. Ma già piglia con mia figlia, ma già piglia con donna Concetta. Concetta, tu sei la rovina della casa. E capi, tu sei la nemica del proprio sangue. Ma io me ne vado, Concetta, lunga copilla, se ne va, mi metto il cappottino e me ne vado sopra la montagna, Concetta. Vado a fare l'eremita, l'eremita.
Nel Ducati. Ducati essendo ma buona che la Caterica, perché con te, con tua figlia, tuo fratello. Capaciccio. Lucario, ho visto che un barcone, ho visto, bravo, e guarda la buona, perché qualche volta è chiesto, sai che faccio, la rap, e mi venga a coppa, bascia. Perché non ce la faccio giù, Lucario? Non ce la faccio giù! Non ce la faccio giù, con te, con figlio tu, con... Aiutatemi! Mamma! 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 È morta mia moglie! Mamma mia bella! È morta mia moglie! Mamma! Cos'è? Aspetta che c'è! Ma cucino, cucino! Che sono cucino, chiamo mamma! È morta mia moglie! Ma non fa male, grazie! Edoardo De Filippo, noto semplicemente come Edoardo. Nato a Napoli il 24 maggio 1900. A Roma il 31 ottobre 1984. Fra i massimi esponenti candidato per il premio Nobel. Fu nominato senatore a vita, figlio naturale dell'attore e commediografo Edoardo e della sarta teatrale Luisa. Edoardo nasce a Napoli nel quartiere Chiaia. Secondo alcuni in via dell'Ascensione numero 3. Per altri in via Giovanni Pausa nel numero 1912. Filippo vanno ad abitare in via dei Mille, a soli 4 anni, e condotto per la prima volta su un palcoscenico. C'era una frase di Edoardo famosissima, lui diceva: il teatro non è altro che il disperato sforzo di un uomo di dare senso alla vita. A questo punto io, è vero, apro la porta e entro. Sì. Si apre la porta. Ma che sei? Quelle porte dei bassi napoletani, sai, arrugginite dei cardini pesanti. Come fa? Si apre la porta. Io entro. Tragico. Che la porta. Tragico. Sì. Serve che la porta. Serve che la porta. Non serve che la porta. Satta zitto, basta! Ho capito. Quando hai dato lo spunto una volta, non c'è bisogno, serve che la porta, serve che la porta, serve... mi stai torturando. Teatro non era un rapporto non gioioso, perché gioioso lo è stato sempre, ma non era un rapporto leggero, quindi era un rapporto molto molto serio. È stato sempre un uomo che, quando è entrato in un teatro, in palcoscenico, ha sempre tolto il cappello, come luogo, proprio come momento di reverenza verso un luogo. Io credo che Edoardo si sentisse sicuro solamente in un luogo, sul palcoscenico. Anzi, non è che credo, ne sono sicura, perché quando lui ebbe quella vicenda drammatica della figlia,
cioè quando perse la figlia, lui era in scena, cioè era in teatro, glielo andarono a dire e lui la prima cosa che fece andò in palcoscenico e riprese lo spettacolo. Poi si mise la mano sul cuore e fece chiudere. Ma la prima cosa che lui fece, andò in scena. Perché io credo che per Edoardo il palcoscenico era un luogo sicuro. Mamma! Mamma! Cenna! Mamma mia! Che tenete in capo? E non è barita, e pizza mi ha messo in piega! E pizza, queste sono sciabole! Martello, ma non si prepara una capa di questo genere per una prova drammatica? Facciamo una tavola, facciamo una tavola, va! Sì, va, sì, ah! Non serve che la porta! Non serve che la porta! L'ho detto! No! Mamma mia! Lo deve dire un'altra volta! Che la tavola? Non serve due porte! Ma così sta scritto, due volte non serve la porta, che pulita! È uscito pazzo l'autore! Che ne saci? I vecchi mi dicevano, guarda che se lui entra dal teatro che fischia, vuol dire che non vuole essere neanche salutato. Quindi... noi sapevamo certi meccanismi suoi mentali. No, lui era un suo modo, era un suo, non dico un tic, però un suo di fischiettare sotto la lingua, così era un modo di riflettere, di pensare. E quella mattina lo andai a trovare, era novembre del 45 a Napoli, pioveva, mi ricordo, che andai a casa sua, lui mi aprì la porta e mi disse, ah, sei tu, vieni, pigliamoci un caffè. Andammo in cucina a pigliarci un caffè e lui fece il caffè e poi mi disse, adesso ti voglio far sentire una cosa che ho scritto. Questa cosa che lui aveva scritto era Filomena Martorano, la commedia. E lui mi fece sedere davanti a lui e me la lesse tutta quanta, interpretando tutti i personaggi, quelli maschili e quelli femminili. Alla fine durò un paio d'ore la lettura, io ascoltai, prima incuriosito, poi commosso, mi chiese che te ne pare? Io rimasi senza parole, ero un ragazzo di 15 anni, anche la soggezione, mi pare una commedia bellissima, appassionante, e lui rimase soddisfatto di questo mio giudizio, perché lesse la sua commedia a me, che fui il primo ascoltatore. Un uomo che ha sacrificato effettivamente tutto al teatro, io per questo lo ammiro moltissimo, io probabilmente non ce la farei, lui vedeva solo il teatro. Un uomo che oltre il teatro non vedeva niente, la sua vita l'ha dedicata completamente al teatro. Quindi nei rapporti umani, insomma, era un po' distaccato, non è che non lo faceva neanche per cattiveria, si diceva che Edoardo era, no, perché lui il suo pensiero era il teatro. Cioè, secondo me lui camminava e pensava in quel momento che battuta poteva mettere da una commedia. Gli amici l'avevano chiamato per andare a un cinema, per andare a cena, e lui diceva, e io non voglio andare, e che cosa aspetto? Aspetto che suoni il campanello, chi è di scena, no? Che dà il segnale del chi è di scena. E lui immagina di vedere sulla libreria il pubblico che sta seduto sulla libreria, un altro sta sull'elefantino che sta sulla sua scrivania, gli altri aspettano sulla finestra e lui vede tutto questo pubblico che è nel suo studio e dice ecco che cosa aspetto, quindi il disagio che lui ha quando è fuori dalla scena. Stava a pranzo con degli amici e squilla il telefono e sente, Edoardo risponde, dice pronto, sente una voce imperiosa, pronto? Qui è la televisione, allora già in tono gli dette fastidio. E lui rispose, un momento, adesso vi passo il frigorifero e riattaccò. Ecco così.
Natale in casa Cupiello io ho fatto la versione televisiva, questa in cui io ero Ninuccia, la figlia, che poi alla fine del terzo atto si riunisce con il padre ormai vittima di paresi sul letto di morte. Giurate che non vi lascerò più, giurate, giurate. E quindi ero inginocchiata vicino a lui sul letto e lui mi prendeva la mano e me l'avrebbe riunita con quello che lui pensava come personaggio fosse mio marito, invece era mio amante. Buongiorno mamma. Come stai? Mamma. Avevo la testa e le braccia, ero curva sul letto. Voi siete nato l'uno per l'altro, dovete stare sempre assieme, non dovete mai lasciare. E quindi lui mi venne un colpo di tosse, forse per la posizione, e lui, conoscendomi e pensando che quello fosse un singulto di pianto, con la bocca che come personaggio aveva semi paralizzata, mi disse: mio vero, come a dire, che piangi, stiamo recitando. Giuseppe, è bello, Giuseppe. Ho sempre fatto in modo di accantonare il rapporto familiare perché non doveva in nessun modo inquinare il rapporto tra studente e maestro. Sono stato sempre molto attento a dividere i ruoli, il ruolo di padre e il ruolo di maestro. Mentre il ruolo di padre l'ho messo sempre in discussione, abbiamo avuto anche degli scontri, il ruolo di maestro l'ho sempre rispettato fino in fondo. Io quello che ho imparato nei 6 anni che ho lavorato con lui fra la televisione e il teatro è la professionalità, i tempi, la sacralità di questo lavoro, che naturalmente oggi non esiste più. Il San Ferdinando, questo teatro, era una chiesa, si entrava in silenzio. C'era accanto al suo camerino un tavolino con un libro dove ognuno di noi andava a mettere la firma con l'orario di ingresso, come se si entrasse in una fabbrica. Poi le prove avvenivano. Lui si sedeva con le spalle al sipario o col sipario chiuso, tutti noi seduti intorno al palcoscenico, in silenzio guardavamo le prove dall'inizio alla fine, senza fiatare, anche se un attore aveva da dire il pranzo è servito. Questo a che cosa serviva? Serviva ad imparare. Perché Edoardo faceva le parti di tutti, faceva la regia vera, cioè si alzava, ti faceva vedere con precisione quello che dovevi fare, i movimenti, come dovevi muovere le mani, come dovevi dire le battute, le pause, e poi faceva ripetere. Quindi era una lezione di regia e di recitazione continua, perché tu vedevi gli altri che sbagliavano e quindi apprendevi. I capilli. I capilli. No. I canilli. No, i canilli. I capilli. Che sai, uomini sotto la seggia? Dove ti vuoi mettere? E voi non sentite? Tu non strilla, tu non ha luce. Devi strillare. Quando vedi che l'attore non ha sentito, aumenta il volume. Non sei un macchinario, non sei una cosa meccanica, sei un uomo. Dunque, capito. L'attore non ha sentito, allora tu aumenti il volume. Aumenta il volume. E capi? L'attore nemmeno sente. E capi? Mi sento fuori. Un buffone, fai lo spiritoso con me. Ero giovanissima, all'ultimo camerino del terzo piano. Parlando a voce alta con le mie amichette di allora, dovetti dire a voce alta che no, ma questo teatro è napoletano, ma io voglio fare Streller, ma io voglio andare oltre, io sono fatta per altre cose. Lui dovette sentire, credo. E quindi mise una prova. Madonna, come sono scesa in basso, come sono scesa in basso. E nella quale c'ero anch'io, anche se non facevo niente, insomma, ma dovevo entrare in scena in questa prova. Per cui fece la prova, tutti entrarono, gli attori, a un certo punto entrai anch'io, e lui disse, ecco, morite, non sapete manco cammanà, volete andare ad Astreller, volete andare, imparate a cammanà, è finita la prova.
La sua severità mi ha insegnato, che poi era anche quella di mio padre. Sul lavoro erano molto esigenti, esigevano disciplina, studio da parte degli attori. E la D'altra parte, in una compagnia di teatro ci deve essere uno che comanda, che si assume le responsabilità nel bene e nel male, e deve essere il protagonista, il regista. Questo è. E mo rispunna a me. E mo rispunna a me. Ma senza nascondermi niente. Ma senza una scopa, senza no, una scopa. Senza, no, no, no. Senza no, una scopa niente. No, 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 a scopa non c'è sta. A scopa, non c'è sta. Scopo. No, 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 scopo, che ho scopo. Chi ho scopo? Chi hai tu scopo? Senza scopo. Tu e ta scopa non c'è sta. No, chi ha quella scopa ha dritto voi, noi. Tu hai detto senza sta scopa niente. Non signore, senza nascondermi niente. Tu sangue, non devi gridare. Madonna, il suggeritore di arte non grida, un soffio. Non so. Serve la porta e mo rispondo a me, ma senza nascondermi niente. Io conosco la porta a memoria, il copione lo conosco a memoria, c'è bisogno. Basta lo spunto. Serve la porta. E così di petto. Quando il suggeritore d'arte suggerisce di petto, si sente pure a 2 chilometri di distanza. E mo rispondo a me. Cristo, mo rispondo a me. Di petto, e mo rispondo a me. E mo rispondo a me. E mo. Rispondi a me. Allora, voi dovete sapere che io, proprio perché ho lavorato con Edoardo, ho questo libro di Edoardo in camera da letto, esattamente di fronte. Quando io entro in camera da letto, questo libro è di fronte, io ce l'ho di fronte, poggiato qua. Se io ho fatto bene il mio lavoro, quando recito, lo guardo dritto negli occhi. Se invece io penso di avere fatto un po'... No! No, ma che lascia? E santi nomi, se io levo bene, lascia la gamba, se io la gamba bene. No. Come dire, non perfettamente, non col professionismo che mi ha insegnato lui, devio lo sguardo e vado avanti. Questo da sempre, da quando io avevo 21 anni. Questo libro è stato in tutte le mie camere da letto. A una collega, un'attrice che fece un provino, disse un teatro non è per te, tu sei una campana stonata, quindi aveva anche il coraggio di dire le cose come stavano, non si nascondeva. Alza la porta! La seconda volta la devi chiudere la porta. Sei incantato. Sei distratto. Mi sta, so io quello che penso, che sa qua, poi dopo facciamo i culi. Dopo facciamo i culi. E lui mi disse di seguirlo in camerino. E io lì pensai che il provino era andato male e che non mi voleva dire davanti a tutti quanti che avevo recitato una schifezza. Invece arrivato in camerino, prese il copione e cominciò a sostituire tutte le parole che contenevano la R a parole senza la R. Io lo guardavo allibita perché non avevo ancora capito dove voleva andare a parare, perché ero allibita. Drammatico, vero? Ndre, tu non mi fai niente. Ndre, tu non mi fai niente. Oh, poi compravo così, tu. Tant'è vero che mi chiedeva, mi diceva, come possiamo sostituire ferramento? E io non mi veniva niente, perché ovviamente non capivo. E lui scriveva, maniglia. E poi, dopo aver fatto tutta questa cosa, mi disse, potete passare dall'amministrazione. E io rimasi stravolta perché non pensavo, che scoppiai in un pianto dirotto, che ancora mi accompagna dall'emozione. Lui doveva fare Natale in casa Cupiello, doveva rimettere in scena Natale in casa Cupiello, e gli mancava Vittorio Elia, tipica parte... L'amante, eccetera. Donna Concia, non me ne cacciate. Piatevi! Voi non sapete da 3 giorni quello che sto soffrendo. Piatevi! Lui mi fece chiamare, mi fece sentire e disse, onorevole, voi conoscete Natale in casa Cupiello? Certo, direttore, perché lui amava essere chiamato direttore. Insomma, noi attori avevamo molto timore, ci dava del voi, lo chiamavamo direttore. E mi fece leggere un pezzo del famoso della scena del presepe, storica, insomma. E dissi, vi piace? E dissi, bravo, bravo. Lui disse, no, non dovete dire bravo, bravo, dovete dire bravo, bravo. Ripetiamo. Bravo, bravo. Va bene, andate in amministrazione e firmate il contratto. Durò in tutto praticamente 4 minuti. Tutta questa erba, levera, sì. Pure l'avete messa voi?
Sì, io solo. Bravo. Sì. Bravo. Sì. C'è chi si pare che mi sfrutta. E si capisce. Aveva un bellissimo rapporto con la cucina. E che profumo! Ehi! Una meraviglia. Quando finiva lo spettacolo, e mi ricordo andavamo alle stanze dell'Eliseo, quando il teatro dell'Eliseo sopra aveva, si chiamava le stanze dell'Eliseo. L'Eliseo aveva un bellissimo ristorante all'interno che si chiama le stanze del teatro, si chiamava. Un posto dove si mangiava e lui si rilassava, mangiava, ma lui continuava a fare teatro. Perché lo aiutava a riflettere. Vedete quanto poco ci vuole per rendere felice un uomo. Una mezza tazzina di caffè, fuori al balcone, così, con un poco d'aria fresca, tranquillamente. Molto spesso lui non dormiva tantissimo, quindi faccia conto alle 7 del mattino, essendo andato a letto oltre mezzanotte. Poi io mi svegliavo in casa con un odore di cipolla, era lui che stava cucinando alle 7 e stava preparando. Lui aveva un talento veramente eccezionale, perché, non so, arrivava un amico, lui creava un piatto, per Nino Rota ha creato un piatto. Per non so, Giorgio Di Lullo e Romolo che vennero all'isola ha creato un altro piatto. Tutte cose molto semplici, perché a lui gli ha insegnato a cucinare sua nonna materna, Concetta De Filippo, che era una donna poverissima ma piena di talento, per cui inventava, non so, spaghetti a vongole fuiute. Ma quelle sono famose a Napoli, vongole fuiute, è un piatto povero, a vongole fuiute. Cioè queste vongole non ci sono. Al suo posto, al loro posto ci sta l'aglio curato in modo particolare che adesso ma non possiamo. Napoli è mille colore. Napoli è mille paura. Napoli è voce e creatura. Cassaia chiano chiana. E tu sai che non sei sola. Napoli è un sole amare. Napoli adori mare. Napoli è una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciorta. Fuitavenna. Napoli è una camminata, niente vita mia è salata. Edoardo disse questa famosa parola fuitavenna, che sarebbe scappate da Napoli. Allora, Napoli e i napoletani, non Napoli Edoardo, Napoli e i napoletani. Diciamo che il rapporto con Napoli è complesso. Perché mi dice questo? Siccome il paese nostro non porta una buona nominata, ci vuoi fare? È una disgrazia. Appena sentono napoletano già si mettono in guardia, perché è stata sempre così. Quando succedono furti di abilità, di astuzia, in un altro paese del mondo, è vero, brigadier, anche se inventate una barzelletta per far ridere, si dice che è vero che si è fatta a Napoli. Insomma, è un'abitudine. Si dice quello che è vero e quello che non è vero. Si può dire che Edoardo è stato sempre in qualche modo criticato per questo rapporto con Napoli, perché non hanno capito fino in fondo che nel momento in cui si ama realmente una persona bisogna
bisogna intervenire nel momento in cui tu vedi dei difetti o qualcosa che non funziona, proprio per amore verso questa persona. Non è che puoi far finta di nulla e andiamo avanti, quello non è vero amore, è un'altra cosa. Ma è Napoli che ha maltrattato Edoardo. Io credo, come spesso, le città maltrattano i propri figli, ne profeti in patria, eccetera, eccetera, eccetera. Voglio dire, Edoardo per aprire una scuola di teatro è dovuto andare a Firenze. Il teatro San Ferdinando è una cosa che ha voluto lui, che si è pagato lui fortemente e che poi Luca, con atto di generosità e di grande intelligenza, ha donato al comune di Napoli, che adesso gestito era lo stabile. Questa terra che spesso toglie pure, Edoardo non a caso poi decise di andare via, il famoso fuite venne, ancora oggi sembra di un'attualità sconcertante, lui l'ha detto 60 anni fa. Però Edoardo, se fosse nato in un'altra parte d'Italia, sono convinto, fermo restando e rispettando sicuramente la sua grandezza, le sue capacità, ma credo non sarebbe diventato quello che è diventato. Quindi Edoardo è Edoardo come Napoli è Napoli. Credo che Edoardo fosse un pochino superstizioso anche lui. Beh, è una contraddizione spiritosa e intelligente. Come spiritoso e intelligente era Edoardo, come tutti i De Filippo. Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male. State d'accordo, fate le corna, fate le corna. No, questo non glielo posso confermare. All'amore, la bernera, niente professore, niente, i fantasmi non esistono, beh, li abbiamo inventati noi, siamo noi i fantasmi, professore. Però è carina. Professore, avevate ragione voi, i fantasmi esistono. Napoli è una città meravigliosa, è una città dove tutti si ribellano, la ribellione fa parte dell'essere napoletano. Non seguire le leggi, non seguire le regole. Di quale rione sei tu? Di Monte Calvario. Ah, e tu? Sanità, nonna. Ah, città Sanità, no. Una rivoltella, vero? Sei armato? Sì, signor. Mettilo sopra la tavola. Credo veramente che quando Edoardo diceva fuite ven, comprendesse bene le reali problematiche di una città che è caotica, che è meravigliosa, che è nobile, che è bellissima, è bella in tutto. E lui bene le ha voluto, e bene l'ha descritta, e l'ha molto onorata portandola nelle sue opere in tutto il mondo, nella sua bellezza sfolgorante, però ha parimenti delle contraddizioni, dei caos. Quindi diciamo che i napoletani hanno con Napoli un rapporto di odio-amore. La stima che ci mette a posto con la nostra coscienza, che ci dà la possibilità di guardarci dentro e dire sì, è così, insomma, quella stima che ci dà la fiducia scambievole, la serenità, la possibilità di guardarci negli occhi. Carattere, carattere e personalità, due personalità molto forti, due personalità artistiche come Peppino ed Edoardo non potevano durare assieme, due galli nello stesso pollaio non ci possono stare, non durano, ognuno vuol seguire una propria linea artistica e questo dopo 15 anni che erano stati assieme divergeva, non potevano, io mi ricordo quando si sono separati, io avevo 15-16 anni, eppure la gente
che mi conosceva, diceva che peccato, tuo padre, tuo zio si sono separati, che peccato. Io mi sono sempre meravigliato che siano stati assieme per 15 anni, col carattere che avevano, era un record. Sono d'accordissimo, due artisti che, come sono stati Edoardo e Peppino, a un certo punto avevano la necessità di separarsi, perché non era possibile che potessero continuare a collaborare, si sarebbero o l'uno o l'altro si sarebbe dovuto sacrificare da un punto di vista artistico, e quindi mi sembra più che logico che poi alla fine si siano divisi, ecco. E mio padre, quando è stato male, espresse il desiderio di vedere il fratello, una cosa naturale questa, e fui io a mettermi in contatto con Edoardo e a dirgli: guardi, tuo fratello sta molto male, vorrebbe vederti, sbrigati a venire. E infatti Edoardo, io lo andai a prendere, lo accompagnai in clinica, lui venne a trovare mio padre, io li lasciai soli, non so che cosa si siano detti, né lo voglio sapere. Rimasero assieme una mezz'ora, poi Edoardo uscì, io lo riaccompagnai all'uscita e non si videro più. E per farmi piacere, badate, ho detto farmi, non ho detto farvi, me ne andrò al più presto all'altro mondo. Non intendo suicidarmi, per carità, no, per nessuna ragione lascerei in famiglia questa macchia infamante. L'uomo sa che deve morire e che non c'è niente da fare. Sa pure che non può rimandare la morte, e questo è vero. Ma sa con certezza che quando lo hanno ridotto a vivere come un albero, la fine non può essere lontana. Perché Edoardo Edoardo? 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 Edoardo Edoardo perché? Edoardo De Filippo di Edoardo. Edoardo. Perché Edoardo Edoardo? Perché Edoardo Edoardo? Edoardo Edoardo. Perché disegnare Edoardo con la sabbia? Perché i disegni con la sabbia sono come lo spettacolo teatrale. Svanisce agli occhi, ma resta nel cuore. Anche stasera mi batte il cuore e continuerà a battere. Anche quando si sarà fermato.
da passare la nottata.